combattuto più o meno, perché alla fine del terzo e quarto loro ci hanno fatto un bel culo, quindi combattuto neanche tanto. E la chiave è stato il primo set, dove abbiamo avuto noi le palle per chiudere il set, ma l'abbiamo messa giù lì. Contro squadre così non puoi regalare niente. Un buon secondo set, questo sì, loro sono rimasti un po' frastornati dalla nostra partenza, però non è squadra che molla, e si è visto nel terzo e nel quarto, contrariamente a quello che abbiamo fatto noi oggi, che abbiamo mollato. Poi oggi tanti errori, che per esempio a Perugia abbiamo vinto una partita facendo 9 errori, oggi ne abbiamo fatti 8 nel primo set, quindi. Sì, io avevo chiesto di forzare la battuta in salto per mettere un po' di pressione, e lì ci stava, però sono venuti tanti errori e anche poco guadagno come efficienza sulla battuta frontale. E così. Sì, probabilmente non la conoscevano, non la, anche se lei avesse giocato a Perugia, ha fatto un ottimo set, poi calata molto alla distanza. Io ho riprovato a partire con la formazione titolare nel quarto, però non è venuto fuori niente. Sì, è tosta perché noi giochiamo domenica, poi dopo martedì, poi abbiamo questo girone importante di Coppa Campioni, quindi ha un valore importante. Sì, certo, ci stiamo giocando le posizioni per il turno di Coppa Italia, quindi, però è una partita come le altre, cioè, voglio dire, nessuna pressione, niente di che. La gestione dell'errore, io dico sempre che l'errore è importante, alla fine paga, anche quando faccio gli esercizi analitici dove l'errore magari ti toglie i punteggi, ti porta a zero, queste robe qua, loro storcono sempre un po' il naso, ma nelle partite grosse vince chi sbaglia meno. E io credo che nel primo set abbia fatto un errore, non so, e comunque in totale mi ricordo due diagonali qua della Mari, qualche una pipe o due, ma sostanzialmente in 4 set loro hanno fatto 10 errori, noi ne avremmo fatti 35. E alla fine la differenza sta lì, cioè non ci salti fuori, se quanto squadre forti devi sbagliare poco, non c'è santo che tenga. Meglio fatta per me. Ma credo i primi due set abbastanza buoni, equilibrati. Secondo me è un po' fine terzo e quarto set abbiamo un tantino mollato, calato nel nostro gioco. Chiaramente loro sono una squadra molto forte e non puoi giocare così contro di loro. Questo un po' mi rammarica, però. Comunque adesso abbiamo sicuramente da lavorare su quelli che sono i nostri limiti contro una squadra così, insomma. Ma sì, qualche difficoltà, comunque il muro loro è molto buono, più che altro stanno molto sui nostri centrali. Poi noi abbiamo un po' faticato anche in ricezione, quindi avevamo anche un gioco un po' più scontato a volte, quindi come la palla era buona andava se andava col centrale loro lo prendeva, però questo fa parte del gioco. Ma in battuta e in salto Marco ci ha detto di rischiare contro di loro, quindi senza pensare agli errori. In battuta flat sicuramente dovevamo evitare questi errori. Sì, ripeto, non è una coraggio di oggi aver perso con Pesaro, chiaro che adesso con Novara dobbiamo andare a fare la nostra partita, però noi giochiamo una partita alla volta, quindi oggi abbiamo perso, punto. Domani è un altro giorno, domenica c'è Chieri, poi c'è Novara. Ogni partita ha la sua storia.